Eccoci in questa atmosfera un po' dark per raccontarvi il mio set sull'uso del LED. Molti di voi mi hanno chiesto quando ho acquistato questo LED della New Era come va, come si utilizza, in che modo si può impostare. Innanzitutto lascerò il link in descrizione, acquistato su Amazon. L'ho spremuto durante una trasferta e mi sono trovato molto bene. Non l'avevo ancora utilizzato in studio. Vedremo insieme un attimino come ho impostato questo tipo di scatto, e ho colto l'occasione per immortalare un articolo stupendo che mi è stato dato dalla pasticceria Dolci e Dolci, un uovo di Pasqua molto artistico, molto creativo, è un'opera d'arte secondo me, e quindi ho voluto creare qualcosa di un po' fantasy, un'immagine un po' fantasy. E a tal proposito vi farò poi anche vedere in fase di post-produzione come ho applicato una texture, perché qua vedremo che c'è semplicemente un cartoncino nero, ho inserito poi una texture che si potesse unire insieme all'immagine e alla texture dell'uovo di Pasqua. Eccoci sul set, quadro generale della situazione per vedere come ho impostato gli elementi. Allora, in questo caso il soggetto principale, quindi l'uovo pulito da solo con una base neutra, cartoncino nero, perché come vi dicevo prima in post sceglierò e vi farò vedere come mettere una texture, qual è il mio metodo per inserire una texture in post produzione. Sulla sinistra LED principale e unico di 420 LED, sulla destra cartoncini d'alluminio, quindi classici coperchietti cookie che creano dei riflessi. In questo caso, a differenza delle altre volte dove facevo il multiscatto, ho voluto utilizzare più pannellini, quindi sono 1, 2, 3, 4 pannellini argentati di dimensioni diverse e messi con inclinazioni diverse per creare questo tipo di illuminazione qua, che non è un'illuminazione omogenea. Siccome volevo fare qualcosa di fantasy con un solo punto luce e creare appunto un distacco fra un grosso contrasto fra luci e ombre, ho creato questi baffi, queste macchie di luce sparse sull'uovo. Sulla parte sinistra, tra il punto luce e il soggetto, ho inserito due cartoncini arrotolati, uno più grande nero, l'altro un po' più piccolo bianco, ma poco importa il colore. Quello che a noi importa è che la luce venga tagliata per creare una sorta di vignettatura. Io li ho spostati in modo che si creasse la vignettatura proprio intorno alla silhouette dell'uovo. Vedremo poi sulla post-produzione, vi farò vedere senza quei cartoncini e con quei cartoncini. Inoltre vedremo più da vicino come si comporta l'ombra in base allo spostamento. È in realtà una tecnica molto semplice, però ci si arriva solo provando, perché io fino a qualche tempo fa non avrei mai pensato di fare una cosa del genere, ma con il tempo, studiando e cercando di provare nuove tecniche, ho provato ad inserire, inizialmente le inserivo in situazioni del genere, ma non avevo mai provato a creare proprio delle silhouette. Facevo la vignettatura con Photoshop, quindi creavo una forma, la sfumavo e poi andavo a cancellare l'eccesso. In questo caso l'ho fatto proprio sul set, decisamente meglio chiaramente, perché resta la sfumatura, è molto più realistica, perché è la vera e propria sfumatura, e il lavoro è anche più semplice, perché con un solo scatto si hanno già tutti gli elementi. Con uno scatto solo, senza scatto multiplo, sono riuscito ad avere quello che era il risultato che avevo con più scatti uniti insieme, con le fusioni che richiedevano molte ore di lavorazione in Photoshop. Ultimo, quel piccolo LED, questo qua,
è un piccolo LED che ha una luce molto fredda, che tende all'azzurro. Mi è piaciuto perché con quel LED lì, poi vi farò vedere meglio, ho illuminato questa piccola porzione qua sotto l'uovo, che era scura, e l'etichetta di cioccolato bianco con scritto con il logo di Dolci e Dolci, e quindi l'ho enfatizzata, e in più ho dato questo piccolo sbuffo di luce azzurra che segue quello che è il colore di queste piume in 3D. Ora andiamo a vedere più da vicino il movimento della luce per farvi capire come si comporta la luce, ma soprattutto le ombre. Eccoci più da vicino, dove vedremo la parte, più tecnica, come si comporta la luce e come si comportano le ombre in base agli spostamenti degli oggetti che ho inserito fra la fonte di luce e il soggetto. In questo caso la luce che vedete è fatta semplicemente dal LED diffuso con il cartone nero, quello più grande, che taglia la luce in maniera più morbida. Ora andrò a inserire il cartoncino più sottile, che è quello che crea l'ombra sulla silhouette, quindi fa quella sorta di vignettatura. Io la metto in centro per farvi vedere la netta differenza. Vedete? Quella striscia nera che si è formata è semplicemente l'ombra che si crea inserendo un oggetto. Questo oggetto l'ho creato apposta morbido per far sì che fosse sfumato, perché se avessi messo, non so, una scatola quadrata, sarebbe stata molto più tagliente, più dura come ombra. Invece in questo caso crea proprio la stessa forma che si può creare o che comunque creavo io in Photoshop per fare la vignettatura. Poi sta a voi decidere che tipo di ombra volete. Se l'avvicinate di più verso il soggetto avete un'ombra più dura, se l'allontanate avete un'ombra più morbida. Io consiglio sempre di stare a metà, perché se l'allontanate troppo tende a sparire, in foto tende a non vedersi, e se l'avvicinate troppo risulta troppo netta. Di solito la tengo, è un po' come il 50% di opacità su Photoshop. Ponendo a metà l'oggetto si ha un'ombra abbastanza neutra, ben visibile. In più, per avere più o meno luce dietro, la spostiamo più verso di noi o l'allontaniamo da noi, quindi se l'avviciniamo a noi, quindi all'obiettivo, abbiamo un'ombra più vicina e un taglio di luce oltre l'ombra, quindi questa parte qua, ma noi vogliamo una vignettatura, quindi per avere una vignettatura conviene tenere l'ombra che lasci sì una piccola silhouette di luce, ma che si deve appena intravedere, ok? Avviciniamola ancora un po'. In questo caso, considerando che comunque questa non è la ripresa della macchina fotografica, ma è la ripresa a video per farvi vedere come si comporta la luce e come si comportano le ombre, siamo a una posizione soddisfacente. Questa è la parte della silhouette. Sulla parte di destra invece abbiamo tutti i cartoncini d'alluminio, quei quattro cartoncini che vi ho fatto vedere prima e che magari riesco a farvi vedere anche da qua. Vedete? Qui abbiamo i quattro cartoncini che sono quelli che vanno a creare le differenze, vedete? Tra ombre e luci, creano i riflessi e fanno soprattutto ombre molto, molto marcate, perché ci sono queste piume in 3D molto spesse, e quindi perché io sono andato a mettere questi cartoncini argentati non solo per creare questi baffi di luce sulla destra, ma anche perché volevo enfatizzare di più le ombre e marcarle ancora di più rispetto a come erano prima.
Ora vi faccio vedere invece. Il LED azzurro, questo è un LED acquistato su Amazon. È un LED molto semplice, ha tre LED. È un LED che tende all'azzurro, vedete? Però a me interessava proprio questo perché, siccome le piume sono azzurre, volevo un inserto di luci, una piccola luce che andasse sull'etichetta di cioccolato e sulle parti sottostanti che comunque erano in ombra e volevo illuminare in un certo modo, quindi è stata una manna questo LED che tra l'altro ho trovato per caso perché avevo in un cassetto, l'avevo acquistato all'epoca dell'Eye Painting, quindi quasi un anno fa, non l'ho più utilizzato e sono andato a ripescarlo, l'ho riportato in vita con questa tecnica qua. Devo dire che sono molto soddisfatto. Eccoci nella fase dello scatto della piuma singola. La piuma la faccio singolarmente perché voglio la massima risoluzione, la massima qualità e quindi lavorerò come ho lavorato prima, con le stesse illuminazioni, con obiettivo macro per avere un'immagine molto nitida. Così poi quando andrò a montarla in Photoshop sul piccolo resterà comunque di grande qualità. Farò un'immagine, farò soltanto la foto di una sola, soltanto una piuma che poi sposterò man mano con le immagini come se fossero un po' tutte diverse e le lavorerò con il filtro fluidifica di Photoshop per diversificarle l'una dall'altra. Voglio che diventi il proseguimento dell'uovo di Pasqua, quindi le piume 3D di cioccolato come se si staccassero dall'uovo e andassero verso l'alto, quindi me ne servono 4-5, non tante, per riempire la parte superiore del fotogramma e quindi arriviamo alla parte dello scatto. Allora, come dicevo prima, la luce è la medesima, l'unica differenza è che utilizziamo pannellino argentato un po' più piccolo perché in questo caso appunto è più piccola la porzione, la superficie dell'immagine. Quindi, ovviamente avevo già messo a fuoco prima, fuoco manuale chiaramente. Ok, poi vi farò vedere dopo come sono venute le nostre piume. Lavorate sempre con luci e ombre, quindi cercate sempre di tagliare un po' con l'ombra e un po' con la luce. Fate delle prove, avvicinatevi, allontanatevi. Dovete capire come si comporta la luce e i riflessi in base a come vi muovete voi. Ok. Nella piuma è importante avere anche la parte dietro con le venature. Questa è la parte più bella perché quella con le venature è la migliore. Ogni volta che spostate, fate attenzione a rimettere a fuoco. Io chiaramente sto andando in maniera veloce perché questi scatti li ho già fatti, ma è giusto per farvi vedere la fase di scatto. Ecco, la parte dietro con le venature è quella più bella. Ok, e poi vedremo adesso successivamente, vedremo in post-produzione come fluidificherò queste piume per renderle un po' più curvate, che diano senso di leggerezza. Taglierò la parte esterna diciamo, della penna e poi le fonderò insieme alla texture che andrò a scegliere. Quindi passiamo alla post-produzione. Eccoci arrivati alla parte della post-produzione. Vi faccio vedere le immagini originali, quindi gli scatti in RAW tramite Lightroom, prima della lavorazione su Photoshop, per farvi vedere la differenza fra la luce iniziale
non diciamo plasmata con quei cartoncini che vi dicevo qua sulla parte sinistra e poi quella con i cartoncini. Allora, da questa parte, dalla parte destra abbiamo già i coperchietti della cookie, quelli in alluminio, e quindi non c'è una grossa differenza. Però questa è la prima parte dove si vede una luce praticamente molto piatta, di sì, diffusa, però sparata sopra il soggetto, che quindi appiattisce quelle che sono le forme e non crea da qui in poi. Quindi da tutta la parte che c'è prima, dalla sinistra fino qua, vedete che sono pochissime le parti, tranne dove ci sono queste piume in 3D, il resto è tutto molto piatto. Tutta questa parte è vero che io posso tranquillamente scendere con le luci, ma anche scendendo con la luce vedete che tutta questa parte qua è piatta perché non ha un contrasto fra luci e ombre, quindi non crea quella tridimensionalità che ci dovrebbe essere. Mentre vi faccio vedere subito direttamente quella che ho scelto io, che è questa, vedete che c'è una netta differenza fra prima, quindi fra la prima e fra quella che ho scelto. Qua si è creata proprio tutta una parte della silhouette, che è quella che vi dicevo, che è quella che abbiamo visto sul set con il cartoncino tubolare, che ha formato proprio una parte molto interessante. Adesso qua forse è anche fin troppo da vedere, però ha creato una sfumatura interessantissima che andiamo a vedere poi dopo in Photoshop, dove possiamo controllare meglio lo zoom. Passiamo alla parte di Photoshop. Io qua ho semplicemente lavorato con le nitidezze, i chiari, gli scuri, le luci, un po' di controllo. Ero già a posto con il punto di bianco, quindi non ho grossissimi problemi. Andiamo in Photoshop. Ok, questa è la parte di base. Cosa ho fatto? Ho creato un documento vuoto a sfondo nero perché io l'avevo scattata in verticale, io avevo bisogno di qualcosa di comunque o di rettangolare o di quadrato, poi ho scelto la dimensione quadrata anche perché poi andando a utilizzare su Instagram sto cercando di scegliere dei formati che possono andare bene un po' per tutti i social e quindi ho creato questa situazione qua. Allora, cosa abbiamo fatto? Allora, la prima cosa è stata quella di utilizzare, scusate, torno indietro perché non ve l'ho detto, qua ho il primo scatto senza la luce azzurrina, vi ricordate quel piccolo LED? Qua c'è la versione con la luce azzurra. Allora, cosa ho fatto? Sono andato a selezionare il primo scatto che ho scelto e lo scatto con la luce azzurra. E poi in Photoshop le ho fuse insieme, quindi ho utilizzato la parte di sotto, quindi fino qua, e la parte con la luce azzurra, e la parte di sopra invece è quella del primo scatto. Poi le ho fuse insieme, tanto avevo tutto su cavalletto, non è stato un grosso problema, ed è diventato uno scatto unico con entrambe le tipologie di luce, come se fosse uno scatto unico. Successivamente cosa sono andato a fare? Ho duplicato il livello, mi raccomando, non utilizzate mai il livello originale perché sennò buttate via un sacco di tempo. È vero che si può usare la storia, però è meglio avere sempre un livello di sicurezza. E nel secondo livello sono andato a togliere quelle che sono cioè praticamente i grossi difetti, vedete tutti questi piccoli tagli, queste colature. Tranne questa saldatura qua che andremo a togliere in un secondo momento perché è stata una lavorazione più complessa. In questo caso, nel secondo livello ho tolto le parti più grosse con il timbo clone. Adesso non sto a farvi vedere come si lavora col timbo clone perché suppongo che bene o male sappiate già come si lavora. La lavorazione maggiore che c'è stata in questo livello è stata quella con la penna grafica. E in questo caso mi è venuto di grosso aiuto, è venuto in mio grosso aiuto la Cintiq che ho acquistato da qualche mese, che trovo spettacolare, molto morbida, si può lavorare molto bene nel dettaglio, funzionava bene anche la mia prima vecchia cara Bamboo, però questa è proprio come disegnare sulla carta, quindi è molto interessante poter quasi
dipingere, soprattutto per scatti di questo genere qua, poter dipingere con la penna è veramente un piacere e si riesce a essere più precisi rispetto a prima. Tra l'altro è anche molto ben calibrata, quindi è un'estensione del mio monitor, cosa molto importante per me perché io avendo comunque un monitor a 10 bit, posso lavorare con, non dico la stessa copertura di colore, però con una copertura molto simile a quella del mio monitor. Se volete poi magari metto tutto in descrizione così vi faccio vedere, potete andare a vedere tutti i prodotti che utilizzo sia per la fase di scatto che per la post-produzione. Quindi che cosa ho fatto? Come dico sempre, come faccio sempre, utilizzo scherma con intervallo luci. In questo caso l'esposizione è un po' altina perché tengo l'esposizione più alta rispetto a prima perché ho la penna più morbida e quindi preferisco per metterci di più, però evitare di fare errori grossolani. Quindi io più o meno zoomo a questa dimensione qua, vado su scherma e con un pennello morbidissimo vado a lavorare sulle parti di luce. Vedete che tutte queste parti chiare io le vado a schiarire con il pennello, cambiando sempre la dimensione. È molto importante questo, lo dico sempre, perché la dimensione del pennello fa la differenza, perché noi andiamo a lavorare solo sui punti che vogliamo noi. E più riusciamo a essere precisi, più avremo un ottimo lavoro. Io non sto facendo altro che enfatizzare le parti di luci e di ombre, quindi le parti di luce e di ombre che ho creato con LED, ma soprattutto con i cartoncini di alluminio e i cartoncini laterali a sinistra arrotolati che hanno creato queste parti qua. Questa diffusione, anzi no, solo questa, perché questa vi farò vedere in un secondo momento come l'ho finita. Questa è un'ombra vera, ma poi l'ho chiusa in maniera più pulita perché non era precisa come questa e quindi sono andato a definirla con una forma in Photoshop. Passiamo al terzo livello perché sono molte cose da vedere, quindi sto andando un po' velocemente. Ecco, nel terzo livello ho eliminato queste parti qua, che era la fusione dei due pezzi che si vedevano ed erano un po' bruttine, questa sorta di bruciature. Quindi ho tolto gli ultimi difetti. Sono andato a alzare un po' ancora le alte luci in pieno, quindi con Ctrl L valori tonali, ho alzato un po' le luci e poi ho lavorato successivamente ancora un po' con le marcature delle ombre e delle luci, quindi con scherma e brucia, sempre con la penna grafica. Ora andiamo alla parte degli effetti speciali, in questo caso delle piume. Vi ricordate le piume? Ve le ricordo io che ho scattato singolarmente. Eccole qua. Questa è la stessa piuma scattata in più punti, quindi ruotandola. Vedete com'è molto nitida? Perché? Perché sono andato a scattare l'immagine. Sono andato a scattare l'immagine con il macro. Riempiendo il fotogramma, quindi più vicino possibile per avere il massimo della risoluzione possibile. Vedete come ho giocato anche qua con le luci e con le ombre, sempre con i cartoncini, con l'alluminio, come vi ho fatto vedere prima sul set, e sembrano tutte piume diverse. Per diversificarle ancora di più, non ho fatto altro che andiamo ad aprire piume, eccole qua le nostre piume. Non ho fatto altro che andare a fare Ctrl T, quindi trasforma con la griglia, e ho trasformato a mio piacimento per diversificarle l'una dall'altra, per renderle un po' curvate, no? Per dare il senso di leggerezza. Sapete che comunque una piuma dritta non dà il senso di leggerezza, invece le piume un po' curvate danno il senso di qualcosa che fluttua ed è leggero. Torniamo indietro perché io ho già la mia piuma finita. La lavorazione è stata la medesima per
tutte le altre piume, ovviamente cercando di dare una forma diversa. Vedete che sembrano tutte foto diverse, no? Piume diverse, invece la piuma è sempre la stessa, ma le ho lavorate appunto dandogli delle forme diverse, anche lavorando per esempio sulla modifica, trasformando la scala, sono andato magari a dare una percentuale più alta sulla larghezza e più bassa sull'altezza, di modo che l'ho schiacciato un attimino e le ho fatte diventare un po' più tozze, ecco, un po' più corte, perché erano troppo strette e lunghe. Ho cercato di avvicinarle a quelle che sono le dimensioni di queste qua, tridimensionali in cioccolato. Poi, per il colore era abbastanza simile, ho semplicemente aumentato i neri e sempre con la penna grafica, quindi andando su strumento brucia, ombre, qua più o meno sul 20%, deflaggando proteggi tonalità, sono andato a lavorare, zoomando molto, vedete? Sono andato a lavorare con un pennello morbido ma piccolo in questo caso, ecco qua così, su tutte le parti più scure, vedete? Per enfatizzare tutti i neri, come se fosse una pittura. Ok? Poi, anche qua a vostro piacimento, voi potete lavorare sui bianchi, sui neri, sui medi, sui valori medi, come interessa a voi, anche per il vostro gusto. Poi, l'ho ragionata piano piano, non avevo in testa l'idea, no? Sapevo che avrei voluto mettere queste piume fluttuanti, però non avevo ancora l'idea chiara di come lasciarle. Allora, un secondo momento, ho aggiunto i due background che sono praticamente la parte sinistra è preso da una parte, sono due cose diverse che poi ho fuso insieme, quindi questo è una sorta di muro anticato che ho poi opacizzato un po' e ho sfocato, e idem sulla parte di destra è sempre un legno, in questo caso non è un muro ma è un legno anticato che ho vignettato e ho lavorato un po' con una vignettatura che venisse fuori solo in parte, e anche qua l'ho sfocato un attimino per dare questo senso di tridimensionalità e di appoggio. Poi ho aggiunto il fumo è dello smoke PNG che avevo, che è quello che utilizzo di solito per le foto dei piatti e che spesso lo uso sfocato, in questo caso invece l'ho usato nitido perché mi piacevano i tagli che c'erano qua, quindi tutta la nitidezza del chiaro e dello scuro. Era bianco e io sono andato a colorarlo, quindi ho fatto Ctrl U, ho cliccato il tastino qua, il flag colora, e poi sono andato a scegliere la tonalità che volevo con una saturazione di circa 80 e qualcosa, restiamo 84, lavorando sulla tonalità. Voi potete scegliere, vedete, azzurro, verde, potete andare a scegliere il tipo di colorazione che volete. Io avevo bisogno di un azzurro e quindi ho portato tutte e tre le parti del fumo a una colorazione simile a quella delle piume dell'uovo di Pasqua. Poi ho lavorato con le opacità. Io adesso non sto a dirvi i numeri perché sono semplicemente numeri, cambia da foto a foto, siete voi poi a dover decidere che opacità dare alle vostre sovrapposizioni. L'importante è che lo facciate con cognizione perché non devono essere troppo forti, come adesso vi faccio vedere, qua sono 69, se andassi a 100 sarebbe molto, vedete, addirittura va a coprire quelle che sono le piume, alcune piume non si vedono, si confondono e poi dà troppo l'attenzione, perdiamo l'attenzione e guardiamo troppo le piume e meno il soggetto, quindi dobbiamo far sì che sia una continuazione. Quindi 69 era il numero che avevo prima e lo trovo abbastanza adeguato al bilanciamento comunque dell'immagine e della luce, che è una luce a tratti morbida e a tratti anche abbastanza forte, no? Come in questi casi qua, in queste parti qua, ho cercato di bilanciare, ma ho voluto anche dare dei contrasti fra luce e ombre che facessero la differenza, che creassero un'atmosfera particolare e anche una tridimensionalità. Non abbiamo
altre grosse cose. Ecco, beh, sì, questa qua che è l'ombra di destra bassa, che ho denominato così, è semplicemente una forma, quindi non ho fatto altro che creare un rettangolo arrotondato. Ve lo faccio vedere. Rettangolo arrotondato, più o meno di questa lunghezza qua. In questo caso così. Poi sono andato a convertirlo in oggetto avanzato. Perfetto. Filtro, sfocatura, controllo sfocatura e in questo caso diamogli anche un bel 180 di raggio che venga bello sfocato. Perfetto. Con modifica, trasforma, ruota. Sono andato a inclinarlo in questo modo. Ok, e con la penna e con una gomma morbida, non troppo però, perché in questo caso siamo troppo morbidi. Ok, sono andato a seguire sempre, ovviamente questa cosa con il mouse è infattibile, dovete avere assolutamente una penna grafica per fare una cosa del genere. Sono andato a creare la silhouette e seguire quello che è la forma dell'uovo, vedete? E ho fatto uscire un pelo di mezzaluna, vedete qua? Adesso lo sto facendo grossolanamente perché io quello originale ce l'ho, però questo è il concetto. Ho creato questa sorta di mezzaluna per dare un'ombra che si contrapponesse all'ombra di sinistra, che è questa parte qua, però ovviamente più corta perché qua abbiamo tutto quello che sono le piume. Togliamo questo rettangolo, manteniamo quello originale. Ovviamente cercate di lavorare al meglio con pennelli molto morbidi, cambiateli il più possibile perché più si allarga il pennello, più la morbidezza aumenta perché dà una forte sfumatura e più lo rimpicciolite più si indurisce, pertanto che sia morbido, anche se lo mettete al massimo della morbidezza, se rimpicciolite il pennello tendete a fare dei tagli più netti con la gomma, perché il pennello ovviamente diventa più piccolo. Quindi se volete grosse sfumature vi consiglio di usare pennelli molto grandi e abbastanza lontani da quelle che sono le parti finali di ciò che dovete comunque cancellare. Poi vabbè, la parte finale è stata quella del logo, il mio classico logo che è cambiato. L'avrete notato, non è più Luigi Boccia Studio Creativo, ma è Cibografia, perché Cibografia è diventato un progetto. Ne parlerò poi magari in un altro video dedicato. Ho aggiunto ancora una parte della base destra che è sempre il concetto dell'ombra qua, però non l'ho cancellata, quindi ho fatto un rettangolo sfumato un po' più chiaro per dare il senso di appoggio, perché mi sembrava che andasse troppo nel vuoto. E poi ho dato più nitidezza, ve lo ricordo sempre come fare la nitidezza, quindi Alt, Ctrl E, create un nuovo livello unendo tutti i livelli sottostanti, eccolo qua, andate su Filtro, Altro, Accento a passaggio e in base alle dimensioni dei pixel del vostro documento scegliete il raggio che volete. Più è grande l'immagine, più aumenterà il raggio. Io qua ho mantenuto un raggio di 4 pixel perché volevo che venisse fuori soltanto la parte delle piume e della texture dell'uovo che è molto fine, un sabbiato, e quindi non volevo aumentarlo troppo. Poi vado su il metodo di fusione e vado su sovrapponi e ho questa parte qua. Infatti, se andiamo a vedere da vicino, vedete, togliendo nitidezza, vedete, aggiungendo come viene fuori in una maniera pazzesca. Ecco perché ci sono andato piano col raggio, perché se l'avessi portato verso il 10 sarebbe venuto troppo artefatto e quindi anche fastidioso da vedere. Togliamo questo e manteniamo il nitidezza originale. Voilà, ecco la foto dell'uovo di Pasqua della pasticceria Dolci Dolci, che ringrazio. Ringrazio Fabrizio Martella, il titolare. Ringrazio i pasticceri che sono favolosi, hanno fatto queste e altre decine di
di opere che andrò a fotografare presto, prima della Pasqua, ma questa meritava veramente perché è veramente un'opera d'arte. Appena l'ho vista, avevo già in mente come volevo farla, avevo quest'idea di questo scatto fantasy e mi sono messo anche un attimino alla prova perché ho creato questa fotografia senza fare il multiscatto. Io di solito facevo 5-6 scatti, poi li univo insieme con illuminazioni diverse, invece qua con uno scatto unico sono riuscito a riflettere, soprattutto con un solo punto luce, con il LED che non ho mai usato perché utilizzavo sempre o dei flash o delle luci continue, però fatte in un altro modo con delle parabole. Qua invece l'ho proprio modellata in maniera particolare perché la luce LED, soprattutto questa che ho, che poi mi metterò in descrizione, essendo molto ampia, perché un 420 LED è rettangolare, e tende ad allargare molto la luce, quindi a farla disperdere. E oltre alla lette non c'è nulla, perché questi LED della New Era non hanno attacchi Bowen o parabole che si possono mettere. Quindi per modificare la luce bisogna aggiustarsi e quindi lavorare con carta, cartoncini e vari riflettenti. Mi sono divertito molto, spero che vi sia servito. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale. Ma soprattutto invitate altre persone interessate alla fotografia, ma anche al cibo e anche ai backstage in generale, perché spero che presto Cibografia diventi veramente un grosso progetto. Non c'è solo il canale, ci saranno grosse novità nei prossimi mesi con una rubrica dedicata e quindi vi aspetto numerosi e spero di vedere presto i vostri commenti e i vostri like. Grazie, alla prossima!